Abbiamo più di 70 km di corda e sono realizzate con plastica riciclata. Quindi più di 2 milioni di bottiglie in realtà di plastica sono state utilizzate per crearle. Non solo questo, ma potete vedere le luci a LED, che ora non so se da fuori si è vista la scritta UAE National Day, e ogni giorno trasmettono una fantasia diversa. Non solo quello, ma da fuori avete potuto vedere la bandiera italiana sul tetto. È la bandiera italiana più grande della nostra storia, non c'è mai stata una bandiera tanto grande, in termini di metri quadrati ovviamente. Ed è una bandiera formata da tre scafi, tre barche rovesciate, giusto così. Questa è la prima, la seconda e la terza le vedremo sul cammino mentre ci incamminiamo, insomma. E quindi dicevo, la bandiera e gli scafi. Perché abbiamo scelto gli scafi e perché abbiamo scelto le corde nautiche? È il motivo per cui abbiamo messo qui questa cartina. Noi lo sappiamo, l'Italia è nel centro del Mar Mediterraneo. E le nostre avventure, i nostri viaggi sono sempre iniziati dal mare, ok? A meno che non dobbiamo andare a nord, dobbiamo per forza navigare. E questo è il motivo per cui abbiamo scelto la fantasia delle corde e la fantasia degli scafi. Ora, iniziamo da qui, saliamo, e se avete domande, feel free, ok? Vamos! Km di corde. Sì. Più di 70 in realtà. Potrebbe essere. Sì, infinito. Comunque sì. Bella, più di 70. Ok, quindi. Aspettiamo tutti. Ok, ci troviamo nel punto più alto del padiglione, siamo a 11 metri dal terreno. Se vi girate potete vedere al WASL, che è il centro di Expo, dove i tre petali di Expo si incontrano. Se non ci siete ancora andati, andate assolutamente, fanno degli spettacoli molto particolari. E qui troviamo un'installazione che è un orologio atomico, questa parte qui. Un orologio atomico prodotto da un'azienda italiana che si chiama Leonardo. E in sostanza, perché l'abbiamo messo qua e perché abbiamo scelto questa scritta, The Perfect Time? Perché ovviamente, essendo un orologio, tiene il conto del tempo, ok? Ma tiene il conto del tempo in un modo speciale. Perché? Perché ogni 3 milioni di anni questo orologio accumula un errore di un secondo. Quindi abbastanza perfetto. E essenzialmente lo trovate in orbita, in più di 30 satelliti dell'ESA, dell'Agenzia Europea Spaziale, e è molto semplicemente quello che fa funzionare i nostri GPS, ok? E nell'intero padiglione poi troverete la distinzione tra tradizione e innovazione. In questo caso l'abbiamo voluta rappresentare con la flessidra e con appunto l'orologio atomico. Quindi ancora non esitate a farmi domande se avete curiosità, dubbi, perplessità, incamminiamoci. Ora, quello che stiamo facendo, adesso si chiama Grand Tour, e questa visita guidata, e c'è un motivo per cui abbiamo iniziato il Grand Tour dal punto più alto del padiglione. Il Grand Tour, sapete che nel XVII-XVIII secolo era questo viaggio che gli intellettuali intraprendevano in Italia, ok? Gli intellettuali tendenzialmente europei facevano un viaggio in Italia perché? Perché siamo sempre stati il punto di riferimento culturalmente parlando, dal punto di vista della scienza, dal punto di vista della politica, dell'arte, della pittura, scultura, pensate un po' a tutto. E cosa facevano questi intellettuali quando venivano in Italia? Tendenzialmente salivano nel punto più alto, c'era un momento in cui salivano nel punto più alto di una città per osservare tutto ciò che li circondava. Quindi è per questo il motivo, noi partiamo dal punto più alto del padiglione e scendiamo, come se fosse una sorta di volo sul padiglione, va bene? Ok, questo è il secondo scafo
Ho menzionato il primo, questo è il secondo, questa è la parte bianca della nostra bandiera da fuori. La parte centrale. Quella lì è quella rossa e quella di là è quella verde, sì. Ok, fate un po' attenzione perché il pavimento è un po' scivoloso. Fate attenzione ai vostri piedi, insomma. Ok, quindi quell'installazione, quelle luci che vedete sul soffitto, oggi hanno un valore particolare, perché sappiamo che oggi è il giorno nazionale degli Emirati Arabi Uniti e quella è proprio un'installazione, è un tributo agli Emirati. È un'installazione di Bulgari che prevede 63 punti luce, 63 di cui 50 sono dorati, quindi 50 come 50 anni del Giubileo d'Oro. E non solo questo, ma sono anche divisi su sette linee che rappresentano i sette Emirati, appunto. Come sapete, oggi appunto 1971-2021 è il giubileo d'oro. E questa sera, se sarete ancora qui, ci saranno, come dicevo prima, un po' di spettacoli al Wasi. Quindi dicevo, padiglione aperto, non ci sono muri, non c'è aria condizionata, va bene? Sarebbe uno spreco avere aria condizionata qua dentro. Adesso è abbastanza piacevole, a settembre faceva molto caldo, molto caldo. Ora, una menzione a cosa? A questi numeri sui pilastri. Cosa sono? La sequenza di Fibonacci. Quindi Fibonacci era un matematico italiano del XII secolo, che ha vissuto a Pisa, e in sostanza ha identificato una sequenza che abbiamo messo qui per una ragione. Perché? Perché il nostro motto, il nostro claim è: la bellezza unisce le persone. Quindi c'è una cosa che si chiama sequenza aurea, che in sostanza prevede che dietro a tutto ciò che è bello in natura si ritrova sempre la sequenza di Fibonacci. La sequenza di Fibonacci è molto semplice, potete vedere da lì. Ora non si vede molto perché abbiamo il sole, però inizia con due numeri che sono 1-1, si sommano nel 2, sono due numeri che sommati danno il terzo. Quindi 2-1-3, 3-2-5, 5-3-8, 8-3 e 8-5-13 e così via. Ora, cosa vuol dire la sequenza aurea? Molto semplicemente, come ho detto, le cose belle in natura, tipo cosa? È molto astratto come concetto. Per esempio una conchiglia, la fantasia spirale di una conchiglia. Se si matematizza il tutto, si ritrova sempre la sequenza di Fibonacci, oppure i petali di un fiore, oppure un alveare, oppure i girasoli. Molte cose in natura vengono ripetute appunto nella sequenza di Fibonacci. Ed è questo il motivo per cui l'abbiamo messa proprio lì. Ora, fate attenzione al laboratorio e all'acqua, e provate a indovinare, se lo sapete non spoilerate, cosa stiamo facendo dentro l'acqua. Cosa stiamo facendo è un po'... Cosa sta facendo la signorina dentro il laboratorio? E cos'è quella chiusa nell'acqua? Sì, lo sapevate già. La schiuma non l'ho ancora, in realtà non ho ancora detto nulla, adesso vi spiego. Ah, okay. Allora, nelle piscinette, in queste lame d'acqua, coltiviamo un'alga, che è l'alga spirulina, che è un'alga famosissima, ok? Ovviamente non siamo gli unici a coltivare alga spirulina, però c'è un'azienda italiana che si chiama Tolo Green, che la coltiva in Sardegna specialmente. È un'alga d'acqua dolce e la stiamo coltivando qua come esperimento. Le bolle che vedete, le bolle bianche che vedete, sono bolle di anidride carbonica. Quindi al piano inferiore abbiamo un ristorante, ovviamente sono persone nel ristorante. Quando respiriamo abbiamo bisogno di ossigeno e spediamo anidride. Quella anidride sale, qui viene incanalata, la incanaliamo qui e l'alga la trasforma ancora in ossigeno. È il processo di fotosintesi ed è il motivo per cui abbiamo le luci. E in realtà potete vederlo un po' meglio qua è un colore un po' indefinito, lì invece si vede molto meglio. Quindi possiamo avvicinarci così la vediamo vicino. Le luci, quel pannello di luci là che sono sensoriali, adesso lo spiego. Qui
Quindi, come dicevo, processo di fotosintesi che ha bisogno della luce. Le piante hanno bisogno della luce. E in quale modo forniamo luce a quelle piante, in particolare, che sono le piante tipiche della nostra macchia mediterranea? Con un'installazione, che è un'installazione di NLX, che chiamiamo Second Sun, quindi il secondo sole. Lo vedremo meglio poi quando svoltiamo in quella zona. In sostanza è un padiglione, come ho detto, è aperto sì, ma i raggi del sole non raggiungono in maniera adeguata le piante. Quindi c'è un'installazione che si chiama Second Sun, che fornisce la luce alle piante in sostanza. Ora, quindi, la prima motivazione per cui abbiamo l'alga spironina è quella che vi ho detto, per far respirare il padiglione, per mantenere l'aria fresca. Il secondo motivo è che la FAO la considera il cibo del futuro. Esatto. Il cibo del futuro, e tant'è che la NASA e anche l'ESA la stanno già utilizzando come alimento per gli astronauti nello spazio. Non solo gli astronauti, anche noi in realtà, ci sono molti integratori, ci sono molte, soprattutto integratori in realtà, molte marmellate, non solo, anche cosmetici e pittura, come potete vedere lì in realtà. E la nostra area VIP al piano inferiore è appunto pitturata con alga spirulina. Ora, ci muoviamo all'interno di questo edificio. Prima una brevissima menzione al muro a secco, che è stato menzionato, è stato considerato patrimonio dell'UNESCO dal 2018. Ed è questo il motivo per cui abbiamo deciso di metterla qui. Pensate che è stato realizzato da un artigiano di Filicudi in Sicilia, che è venuto qua prima dell'inizio di Expo, è stato qua per un po' di mesi, e con un team ovviamente, non da solo perché è abbastanza difficile, però con un team ha coordinato la costruzione dell'intero edificio, insomma. Chiamiamo i cieli d'Italia, quindi in particolare quello è il cielo della Cappella degli Scroventi di Padova, di Giotto. Quindi queste porte si chiudono e voi fate attenzione ai cieli, dove vedrete dei dipinti della nostra storia. Ricordate quello che ho detto prima, tradizione e innovazione, questa è parte della nostra tradizione, ok? E il soffitto è quello del Pantheon Romano, ovviamente, mentre il Pantheon è il Pantheon Romano. E mentre l'architettura che trovate, che ci circonda, insomma, è l'architettura di uno studio rinascimentale, quello che vuole essere uno studio rinascimentale. Sapete che il rinascimento è stato un periodo fondamentale nella nostra storia. Quindi fate video, fate un sacco di foto e poi procediamo. Vedere in Italia Mix a quelli sono questi tutti. Non riesco a questi Italia Mix, sono meglio estremi termo. Ok, so the main idea is per vedere place where we see the beauty and of course our amazing country, Italy. The outside of the building is made of dry stone wall, a technique that became 3 years ago in UNESCO. And in the top part there are herbs that remind us of the beauty of the world. On the main level of the yard there are short movies like a Pierre Salvatore. Non ho visto più di un'altra cosa.
Sì, è per quello che si è fermati più un attimo. Ok, eccoci, le porte si chiudono. E fate attenzione ai cieli. Ok, adesso si aprono. Ricordate che si aprono sempre con il cielo della cappella degli scrovegni e si chiudono sempre con la camera degli sposi del mantegno. Ok, in questo caso la Puglia. Ah, sì. E vedete, la regione ha cambiato e poi continuo. Del momento è un'esibizione che si chiama Lazio Terra di Cinema. Come sapete, nel Lazio abbiamo Cinecittà, a Roma costruiti di Cinecittà. Spiegarla agli stranieri è un po' difficile, come una sorta di Hollywood italiano, però dove giriamo i nostri film, insomma. L'esibizione è essenzialmente sui costumi italiani, che è costumi italiani in film italiani o in film stranieri. Film italiani, ovviamente, abbiamo scelto Pinocchio, chiaramente, esatto, tutti conoscono le avventure di Pinocchio, insomma, e iniziano dal primissimo Pinocchio, quindi di Comencini, e fino all'ultimo dove appunto Benigni era sia in quello di mezzo, insomma, che nell'ultimo. E l'ultimo, tra l'altro, è stato forse l'ultimo contributo di Gigi Proietti, insomma. Quindi quello che trovate sono costumi originali e vi faccio giusto soffermare su dei film molto famosi, ovviamente conosciamo Gladiatore o una serie come Game of Thrones, ma anche molto più recenti come Freaks Out, che è una colossa di italiano ma è uscito qualche mese fa nei cinema. Si può andare in cinema adesso in Italia? Sì, perfetto. Perché da un po' che non ha. Ok. Ci spostiamo verso questo spazio e poi entriamo nel Teatro della Memoria, perché è quell'edificio bianco. Ok, quindi ricordatevi sempre quello che vi ho detto prima: tradizione e innovazione. Questo è lo spazio innovazione. Quindi sugli schermi potete vedere dei video che vogliono mettere in evidenza due temi specifici, il tema dell'acqua e il tema dello spazio, quindi ricerca scientifica per quanto riguarda spazio e acqua. E abbiamo tre installazioni fondamentali. Questa trivella, sopra le nostre teste quello che si chiama convertiplano e quel lanciatore, quel razzo di color bianco. Ora, penso che l'installazione più importante sia la trivella. È sempre Leonardo che la costruisce, l'azienda che ho menzionato prima, e sarà la prima trivella a raggiungere una profondità di 2 metri sul suolo marziano. La chiamiamo trivella marziana perché partirà per una missione l'anno prossimo, una missione dell'ESA appunto, chiamata ExoMars 2022, e come ho detto sarà la primissima a raggiungere 2 metri. Perché? Perché le trivelle che utilizzano ora, o che hanno sempre utilizzato, raggiungono i 70, gli 80 centimetri. Questo raggiungerà qua più del doppio della profondità. Il convertiplano invece, che è quello che trovate sempre sopra le vostre teste, sempre della Leonardo, magari l'avete visto, sicuramente li avrete visti, sono delle sorte di aeroplani che al posto delle ali hanno le eliche. Probabilmente li avete visti nei film di guerra o comunque.
concetto? Il concetto è che questa elica permette all'elicottero, non è un elicottero in realtà, all'aeroplano di decollare in verticale, come se fosse un elicottero, ma di procedere in orizzontale. Ovviamente sapete che quando un aeroplano deve decollare ci mette prima di tutto un bel po' di tempo e poi occorre un bel po' di spazio. L'elicottero invece fa solo così e se ne va. E questo è appunto il concetto, mettere insieme insomma la praticità di un elicottero e la velocità di un aeroplano. Il lanciatore invece, che è quello bianco, potete vedere le bandiere dell'Agenzia Europea Spaziale proprio sopra di esso, e porta molto semplicemente i satelliti in orbita, ok? Però dovete immaginarvelo 8 volte più grande, perché è in scala 1 a 8. Ok, qui invece abbiamo due parti molto importanti. Qua potete osservare il nostro orto giardino. Il nostro orto giardino, che è ancora è un esperimento, così come la spirulina, anche questo è un esperimento. Perché? Perché questi fili connettono le piante al centro di ricerca nazionale, al CRN, dove ci sono studiosi, scienziati, biologi essenzialmente, che controllano la crescita della pianta. Sono collegati come? Con questi fili. I fili vengono collegati a un sistema e arrivano attraverso insomma, che recepisce i dati. Esatto, esattamente. Al centro. Sì, okay. Digitalmente ovviamente. Come dicevo appunto, se molto banalmente, se serve acqua, se non serve acqua, se serve questo. Ovviamente qua serve acqua, ragazzi, qua serve acqua. No, più che altro l'ambiente non è dei migliori. Qua fa molto caldo, c'è molta umidità e la pianta non cresce facilmente. E molto semplicemente è la vegetazione del nostro paesaggio, ok? Partendo... Ma vedi che sta cacciando, vedi? Però sì, cresce. Partendo da quello che vuole essere il paesaggio del nord, scendendo verso quello che vuole essere il paesaggio del sud Italia. Parlando di Sud Italia, ci colleghiamo anche a questa installazione, che è un'installazione di Dolce Gabbana, è una replica del monastero di Santa Chiara di Napoli. Questo è un posto molto carino se volete fare delle foto. E sono piastrelle ovviamente, piastrelle fatte a mano da degli artigiani siciliani. Ed è un... Questo mi... Sì? Mi fido. Ok. Mi fido. Anche perché devi fare giù? Perché devi essere lo scopo di fare giù. Di dove siete voi, ragazzi? Io siciliano. Io campano. Ok. Quindi è un mix. Cavolo. Tra Napoli e Sicilia, ok. Quindi, entriamo in questo buon palazzo, cioè questo edificio, e mi... Tolgo il microfono perché altrimenti ribomba troppo. Ma ci si può sedere? Certo, sì. Ho fatto la foto? Ok, quindi
siamo all'interno di quello che, come vi ho detto prima, chiamiamo il teatro della memoria. Perché il teatro della memoria? Il teatro perché è sempre stato il luogo in cui abbiamo raccontato la nostra storia, ok? Sin dagli antichi greci, passando per i romani, il teatro. Nel teatro raccontiamo la nostra storia. Memoria perché? Perché memoria era la figlia del cielo e della terra, secondo l'antichità greca. Figlia del cielo e della terra, e se voi vi sporgete un attimo, ovviamente qua troviamo il David di Michelangelo, se vi sporgete, oltre che a vedere il corpo intero, vedete che è l'unico punto del padiglione dove abbiamo dovuto scavare in profondità, quindi scavare verso la terra, ma anche dove potete vedere il cielo. Se vi sporgete vedete i cieli. Quindi, memoria figlia del cielo e della terra. E dove potete trovare la replica del David, ok? Non è l'originale, ovviamente, lo sappiamo. L'originale è alla galleria galleria dell'Accademia di Firenze. E è quasi 6 metri di altezza, ok? L'originale è fatto in marmo di Carrara. Questo invece è fatto di filamenti di plastica di bottiglie ferrate, e resina, quindi materiale riciclato, ok? La cosa molto interessante, la testa è stata donata da Ferrarelle S.p.A., tutta la testa, ragazzi. Lo segno. Segnalo perché noi siamo sponsor ufficiale, Platinum, certo, e ufficiale. La testa è stata tutta realizzata. La testa del Michelangelo è stata tutta realizzata con una donazione fatta da Ferrarelle della plastica riciclata. Quindi, parlando di testa, la testa è la primissima cosa che vedete quando entrate, ok? E è importante perché a Firenze non vedrete mai la testa del David. Come sapete, se andate alla galleria dell'Accademia, vedete i piedi, vedete le gambe, quasi 6 metri. Non vedete mai la faccia. E lo sguardo è la cosa più importante del David. Se fate caso, le pupille sono a forma di cuore. I visitatori non lo sapevano prima di venire qua, ovviamente i restauratori certo lo sapevano, dovevano restaurarlo, però il visitatore non arrivava mai a cogliere l'occhio del David. È stato diviso il processo, ovviamente è la stampa 3D, è stato diviso all'inizio in 14 parti assemblate e portate qua. È stato portato qua in periodo di Ramadan, tra le altre cose. Prima tutta questa struttura non esisteva, c'era soltanto il Davide. E la struttura invece, sui muri abbiamo dei mosaici, che sono mosaici realizzati da Sicis, e sono dei mosaici fatti di vetro di Murano e filamenti d'oro. Quindi possiamo procedere da questa parte, siamo quasi alla fine. Ed entriamo in quella che chiamiamo la rampa immersiva. Immersiva perché? Perché trovate silenzio, ok? Ci sono questi pannelli che sono dei pannelli fonoassorbenti, quindi assorbono il suono. Sono dei pannelli realizzati da un'azienda italiana che si chiama Caimi, che tra le altre cose vengono utilizzati nelle terapie intensive degli ospedali per appunto mantenere il silenzio quando occorre concentrazione vera. Quindi mi taccio fino alla fine più o meno, e fate attenzione anche ai profumi, che sono profumi di acqua di Parma. Appena lì. Questi pannelli cosa sono, l'hai detto? Sì, sono dei pannelli fonoassorbenti che sono realizzati da un'azienda italiana che si chiama Caimi, che tra le altre cose, ora abbiamo deciso di metterlo qua perché? Per due motivi in realtà. Il primo è meditare verso la fine del vostro percorso del padiglione. E il secondo motivo è che Caimi utilizza questi pannelli anche nelle terapie intensive degli ospedali. Quindi volevamo sensibilizzare da questo punto di vista, insomma. E gli odori che dicevi tu? Gli odori invece sono profumi di acqua di Parma. Sono profumi di acqua di Parma. Ma sono contenuti nei pannelli? No. Vedete queste ventole? Okay. Esatto, quei diffusori. Si nota la differenza in termini di suono tra l'intero padiglione e qua.
questa fotografia e invece sul fondo qui avete uno schermo lungo più di 20 metri ed è un'installazione di Ferrovie dello Stato, come si può facilmente capire dai treni che passano avanti. Quindi il treno arriva, sia un treno antico sia un treno nuovo ad alta velocità in Italia, un treno arriva e poi tanto siamo alla fine del Grand Tour, finiscono i pannelli fonoassorbenti e ci ritroviamo di nuovo, troviamo all'uscita del padiglione Italia. Avete un programma predefinito, ragazzi? Grazie Andrea. Di nulla, grazie a voi. Una buona giornata.